rigore ero convinto di far gol, non sono stato mai titubante neanche nel pensiero, ero proprio convinto che facevo gol, come ero convinto. Hai scherzato anche il portiere? No? Sì, come ero convinto che la partita la vincevamo, però devo fare i complimenti a Randy perché ha fatto una bellissima partita, ci ha messo in difficoltà. Però è normale, adesso le partite di ritorno pesano per tutti, sia per noi che per gli altri. Quindi ti affrontano in modo diverso rispetto all'andata, sono più accorti, più attenti. Ho fatto una grande partita, e però quello che mi piace è che noi sappiamo soffrire, sappiamo tenere, abbiamo una difesa incredibile. E poi lì davanti siamo fortunati e bravi, perché poi la fortuna fino a un certo punto che quando hai le occasioni o ti fanno rigore, o fai gol e vince la partita, quindi dobbiamo essere contenti ma pensare subito alla prossima. Ecco, avete dato uno sguardo ai risultati prima di scendere in campo o non sapevate? Sinceramente no, per niente. E ora? Visti adesso aver finiti, hanno vinto e sapevamo, perché tanto sono squadre forti e attrezzate, e noi abbiamo risposto, quindi adesso dobbiamo pensare alla prossima. 10 giorni per preparare questa partita del 13 febbraio contro il Catanzaro. Reputi questa partita una partita chiave per il campionato o è ancora troppo presto? Considerando che mancheranno ancora 12 partite. È ancora troppo presto. È una partita ovviamente bella da giocare, una partita che va affrontata nel modo giusto perché, come vediamo, fa 3-4 gol dappertutto, quindi però noi sappiamo quello che dobbiamo fare, adesso abbiamo 2 giorni di riposo, poi vediamo gli altri giocare e poi da mercoledì penseremo già a Catanzaro. Ma stai guardando la classifica Marcadù? No. Perché fino a poco tempo fa eri in testa, adesso è stato superato da Castaldo. No, non importa, mi piace più la classifica della squadra, quando la vedo là sono contento.